Da diversi giorni nessuno aveva più notizie di Angela Scotton, 48 anni, che viveva da sola in un appartamento nella frazione di Campo di Pietra a Salgareda. Seguita dai servizi sociali a causa di alcuni problemi psicologici in passato, Angela si era allontanata temporaneamente da casa e ne era sempre tornata, secondo quanto riportato dal Gazzettino di Treviso. Venerdì mattina, 19 aprile, la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell'USL sono intervenuti presso l'abitazione della donna dopo essere stati allertati dai vicini di casa. Angela è stata trovata senza vita nella vasca da bagno. Era sola in casa e non c'erano segni di effrazione sulla porta d'ingresso o sugli infissi. Si presume che la causa del decesso sia stato un improvviso malore che ha colpito Angela, privandola della possibilità di chiedere aiuto. Angela era una figura conosciuta nella comunità di Salgareda e in passato era stata seguita anche dal centro di salute mentale. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato dolore e tristezza tra i suoi conoscenti. Angela lascia il figlio Joey, i genitori, la sorella, oltre a numerosi amici e parenti.